Buona vista a tutti ragazzi, bentornati su Detective Pikachu. Siamo qui in un nuovo episodio e siamo all'interno dell'ufficio di questo detective che però pare non volerci aiutare tantissimo, quantomeno dovremmo fare molto, molto noi. Una cosa importantissima della trama, nostro padre è scomparso e dobbiamo appunto noi iniziare a cercarlo assieme al nostro nuovo amico. Mi raccomando, lasciate tantissimi pollicioni all'insù per questo nuovo video e io nel frattempo cerco di indagare. Quella scrivania per il momento non la usa nessuno. Quando Harry veniva qui, la usava lui. Faceva l'investigatore a Rhyme City e spesso passava qui da noi. Dobbiamo iniziare a investigare già da qui? Vediamo. Mi sa che questo vuol dire che ancora non ho niente per le mani. Ok, vediamo da questa parte. Ok, ce ne sono tantissimi rapporti, documenti, c'è molto da fare. Va bene. Vediamo se possiamo parlare con lui. Ho saputo che in autunno andrai all'università di Ra... Ah, ok, quindi già è abbastanza grande. Complimenti per aver superato l'esame. Come fa a saperlo? Me l'ha detto Harry. Non vedeva l'ora che tu lo raggiungessi qui. Mi raccomando, sii prudente. Farò attenzione. Ah, ok. Il caso Harry, quale sarebbe i lati oscuri del caso di mio padre? Mi dispiace, ma... Ma dai. Il Pikachu. C'era anche il Pikachu con mio padre il giorno dell'incidente? Sì, un ispettore l'ha trovato lì privo di sensi e lo ha portato qui da noi. Senza memoria, ok. Può dirmi qualcosa sugli incidenti causati da Pokémon su cui indagava mio padre? Quest'anno in città è stato riscontrato un notevole aumento di incidenti in cui sono coinvolti dei Pokémon. Secondo molti è solo una coincidenza, ma un ispettore di polizia sospettava che ci fosse un collegamento tra questi incidenti. Così, 6 mesi fa, ha chiesto a me e a tuo padre di indagare. Capisco, per questo mio padre è venuto in questa città. L'ispettore. Questo ispettore è l'ispettore in gamba di cui mi ha parlato? Sì, è un amico mio e di Harry. Si chiama Holiday. Ha molta esperienza, è una persona su cui si può contare. Dove si trova questo Holiday? Andiamo a parlare anche con la signorina. Hai fatto un lungo viaggio per venire qui, vero? Devi essere molto preoccupato per tuo... ci credo, è scomparso da 2 mesi. Anche mamma è molto in ansia, di cui non sappiamo ancora niente. E quindi sei venuto tu. Amanda, scopriamo un po' di più su di te. Oh no, sono l'assistente dell'investigatore Baker. Preparo le relazioni sulle indagini di cui si occupa lui, gestisco le comunicazioni con i clienti, organizzo... Ah bene, ok. Che c'è? Ti piace Amanda per... cosa no? Ah certo, giustamente... No, cioè, sì, certo. Pikachu, insomma, volevo solo capire come funziona un'agenzia investigativa. Certo. Allora, vorrei chiedere di Holiday, però non c'è la possibilità, quindi chiediamo un po' di tutto. Non posso certo parlarne male davanti a suo figlio. Eh? Scherzo. Ok. È un investigatore molto abile, sa tantissime cose, molto intelligente, molta esperienza. Sì, ok, e le cose negative? A volte faceva finta di non capire, ma era tutto calcolato, piaceva molto ai clienti. Non mi ricordo bene, ma secondo me Harry a volte non capiva davvero. Ok, Baker. Che tipo è il signor Baker? Anche in questo caso non posso mica parlare male del signor Baker, visto che è nella stanza accanto. Zitto, Fletching. A volte fa un po' di pasticci, che rimanga tra noi però. Ai clienti piace, è certamente un bravo investigatore. Ok. Faceva una bella coppia, va bene. Pikachu. Non posso certamente parlarne male, visto che è qui davanti. Pikachu ha sempre avuto un debole per i dolci. Veramente no, ma forse adesso che Harry è scomparso si sente solo. Lo accompagnava ovunque, erano inseparabili, come me e Fletchling. Ok. Ok, abbiamo finito di parlare con la nostra nuova amica. Vuole parlare il Pikachu. Con il Fletching sopra. I already have a nice hat. ma pensavo volessi parlarmi. Fletchling. Lettere di ringraziamento per i casi risolti e un volantino di presentazione dell'agenzia investigativa. Aspetta, non possiamo parlare col Fletchling? Ehi, ciao! È la ok, è una Fletchling. Consegna il giornale, lettere e pacchi. Amanda la fa lavorare sodo. L'ho fatta arrabbiare. Dice che è felice di... Vabbè, Amanda, parlami di Amanda. Così la conosciamo meglio. È molto affidabile, anche molto gentile. Evidentemente la tratta bene. Non certo come tratta me. Ma possiamo uscire? Vuoi andare via? No. Allora, aspetta. Vediamo se abbiamo qualche cosa.
Scopri dove è andato Ipom. Queste cose le abbiamo già fatte. Io direi di andare da... da Holiday. Ti stai allenando, eh? Ok, mi sa che dobbiamo uscire. Usciamo. No, già abbiamo fatto. Sì. Sì. No. Dai, porta anche Pikachu. Ok. Alla prossima. Non so se ci farà sapere perché ci vuole tenere un po' lontani, però vabbè. Continuiamo. Cosa c'è? Il capitolo 2, mi sa. Esatto. La grotta dei Litwick. Ok. Usciti dall'agenzia investigativa Baker, io e Pikachu siamo andati all'appartamento di mio padre. Ok. Appartamento di Harry. Wow, wow. Wow. So, this is my dad's apartment. Molto ordinato. Yeah. It was my apartment too. We shared it. I haven't been here in 2 months. Well, that would explain all the dust. Yeah, I guess you're right. It is a little bit of a mess, isn't it? Quindi Pikachu inizia a ordinare. He called it an organized mess and he knew where everything was. That's what they all say. Sì, confermo. So, tell me, what are you gonna do now? I'm guessing you don't plan on giving up the search. Assolutamente no. Possiamo seguire i passi di nostro padre, là c'è un po' di roba. No way. Relax. I'm gonna look for him with you. Yeah? I've been looking for Harry long before you came along. Ne hai fatta di strada. It's gonna be a dangerous journey. So prepare yourself. Okay. Good, that's done. Now, since we'll be roommates, why don't we lay down some rules? Roommates? You can't just move in with me like that. Who's talking about moving in? This happens to be my apartment. If anyone's a freeloader, it's you. Oh, è vero, è vero. That way. Right, so it's settled then. Now let's start by searching right here. Oh, sure. How in the world did I get myself talked into this? Baker said that Dad was in the middle of investigating some Pokemon incident. Yeah. Well, let's start at the beginning. Maybe there's still notes in this room with the info that Harry was gathering. Mm. That's right. Ci sto. Dad must have found some clues and written stuff down. Let's look around. Yeah. Ok. Era proprio quello che pensavo. Ok, innanzitutto diamo un'occhiata in giro. Qua non abbiamo nemmeno problemi di poter parlare col Pikachu, ci siamo da soli. Se alcune informazioni ti sembrano particolarmente rilevanti, mettili in una sezione separata di indizi. Ok. Ho selezionato le informazioni importanti e le ho messe in una sezione separata. Ah, ci ho già pensato, sei in gamba. Ricorda di controllare spesso le informazioni più importanti. Ok. Credo siano testimoniate. Vabbè, insomma, le ha divise in base... ah no, aspettate, forse qua c'è chiave. Ah, ok. Forse informazioni chiave. Ah no, queste qua sono quelle generiche. Queste qua invece di adesso. Vabbè, appena vediamo qualche indizio, vediamo un pochettino di vedere dove li posiziona. Degli scontrini, un'agenda e dei dolcetti. Teneva traccia di tutte le spese. Ci credo che poi aveva bisogno di zuccheri. Soprattutto se c'eri tu in casa. Dimmi. Wow, this is such a dirty room. But it's full of investigative materials. Huh? What's this? Il primo foglio che ti capita. Well, that's Harry for you. Cos'è? No, non si può sapere. Allora, partiamo, vabbè, dal letto. Il letto è sfatto. È uscito di fretta. Questi non sono appunti su dei casi, ma recensioni di caffetterie. No, pensavo fossero tutto un'indagine. C'è una lista di posti in cui volevo andare e persino tipi di caffè in grani. Un buon detective non apprenderebbe mai gli appunti sui casi in Bella Vista. Hai ragione, hai ragione. Ok, cerchiamo da questa parte. Frigo. Frigo vuoto. Spesa. Lavello pieno di piatti sporchi. La macchinetta del caffè è pulitissima, ovviamente. Una TV, papà guardava solo il telegiornale. Ci sono anche molti libri, dizionari, romanzi, riviste di cucina. Una bella scorta di dolci. I dolcetti ci sono sempre. La presa di TV è staccata, non doveva guardarla spesso. Ok. Tappeto. Era quello che avevamo a casa nostra. Diceva che gli piaceva molto il disegno. Pensavo che l'avesse buttato via, visto che è tutto consumato.
Ok, ragazzi, vi ho saltato qualche parte, però ci siamo ritrovati davanti a questo armadio chiuso a chiave. Dove potrebbe essere questa chiave? Ce l'ha lui nel berretto di Pikachu quando papà abitava con noi, se fosse in lui. Proviamo nel berretto di Pikachu. Vediamo. Magari ci azzecco. No, niente. Quando papà abitava con noi. Proviamo. Wow, dedurre il presente riflettendo sul passato. Ora sì che ragioni davvero, detective. Ok. Ah, ora che ci penso, papà nascondeva spesso le cose nei contenitori per il cibo. Ok. Una volta ha trovato proprio una chiave attaccata sul fondo del barattolo di zucchero. Contenitori per il cibo. Sì che ne ho visto qualcuno. Ne ho visto qualcuno, assolutamente sì, qua sopra. Ah ah. In questo barattolo ci sono le caramelle preferite di papà. Gliele abbiamo regalato per il suo compleanno. Ok, questa cosa non mi importa. Non mi importa! E la chiave! Oh, subito! Subito, chiave! Chiave! Vamos, apriamos! Speriamo ci sia qualche indizio. Vai! Ok. Could this be? Pikachu, I think I found some notes. Really? Let me see. Yeah, this definitely is. Good work, Tim. I'd say we're hot on Harry's trail now. Ok. Sono gli appunti di Harry, c'è una specie di schema con vari collegamenti. Non ci servirà molto se non capiamo cosa significano questi segni. L'altra pagina? Sembra una mappa. Anche qui ci sono vari segni. Aspetta, questa è Rime City, è la mappa della città. I segni devono indicare i luoghi del caso su cui stava indagando Harry. Ok. Gli altri segni sono diversi e riguardano fatti avvenuti dopo la scomparsa di Harry. Questo vuol dire che mio padre ha segnato i luoghi dove pensava si sarebbero potuti verificare altri incidenti? È possibile, sono segnati altri 3 luoghi: un magazzino, un lago e la grotta dei Litwick. Dobbiamo controllarli tutti. Sì, forse riusciremo a scoprire qualcosa di più. Andiamo. Wow, abbiamo trovato la mappa con. Per prima cosa abbiamo deciso di andare alla grotta indicata da mio padre, come il titolo del capitolo, la grotta dei Litwick. Abbiamo trovato non solo. Ok. Ma che. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma c'è la tizia di prima! C'è la. È la tizia! Come un vero allenatore. Ma dai. Ma non ci posso credere. Sconfiggi Clay lì. Aspetta. Che devo fare? Mi devo concentrare. Vai. Bene. Tieni, vieni qua. Oh no. Oh no. Scappa. Scappa. Ah, è scappato un po' da solo. Ah no, ci ha chiusi dentro. Credo di no. Riprendetelo, c'è una telecamera quello. Cosa? Cosa? No! Ah, stavo guardando di là. Oh. No, ci ha presi. Rialzati, pigrone. Ok. Via. Vediamo che succede adesso. Oh yes. In the face. Mother father. Becca di questa. Lei è la stessa che abbiamo visto con gli IPOM. Ora fallo rotolare giù. Vai. 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 Fallo rotolare. Ma non ci posso credere, come se fosse una palla da bowling. See you later, Clayley. Ops. You did it, Tim. Now, to help the ladies. Ok. Quella è la stessa degli IPOM. Meiko Okamoto, regista televisivo. You okay? That face. I think so. But my friend here, she's hurt her leg. No, I'm fine. Hey, don't push it. Thank you Ve la for helping ricordate, us. vero? My name is Mako. And this is. Emilia Christi, aiuto regista alle prime armi. Thank you.
in front of the station. Really? You two know each other? Huh. Who got the necklace back in that APOM incident? Ah, oh, so that was you, huh? Uh-huh. My name is Tim Goodman. My name's Amelia. Amelia. And hello, Pikachu. Amelia! What a nice name! Non ti capisce. So happy to see you again. You know... Nice to meet you, I'm Mako. Aren't you a lively girl? Oh, it's a news camera. Have you ever seen one? We came to this cave to shoot some news coverage. Beh, are sì. You from a TV station? Direi che non ho visto yep, telecamera. That's right, the super popular GNN. Assolutamente, hey, GNN. Do you think you could help us out the way you did with that Mako, necklace? Stop. You can't track them. Allora, già una volta ti abbiamo aiutata, poi ti abbiamo salvata. Vabbè. I'm afraid she's really hurt. We need to get her out of this cave now. Solo perché sei una bella ragazza. Fa troppo freddo, rischiamo di congelare prima che arrivino i soccorsi. L'ingresso della grotta è crollato, proverò a cercare un'altra via di uscita. Grazie, fai attenzione, oh mio Dio. Per prima cosa andiamo a controllare l'ingresso della grotta. Trova una via di uscita. Allora, intanto lì vedo che c'è un Litwick. Era un Litwick quello. Trova una via di uscita. Let's first confirm the situation. Ok. Hai ragione. Ok, accendiamo la luce. Accendete la luce. Che c'è? E dai, ma l'avevo detto io. Appena dicevo di accendere la luce, tu mi dicevi no, andiamo a vedere l'ingresso. Ehi, zì, qua. Lo sapevo. Quando lo dicevo io, no. Poi lo doveva dire Pikachu. Ewick. Oh, almeno ci sarà. Oh, bene. Non male, eh? Adesso possiamo iniziare a indagare sul serio. Ottimo. E magari troveremo qualche indizio sulla scomparsa di mio padre. Questo è lo spirito giusto. Cominciamo col cercare una via di uscita. Sì, l'hai detto 20 volte. Questo cos'è? Il cartello per i turisti? Ah, ok. Il bastone intero non mi interessa molto. E le rocce bloccano il passaggio. Ci sono le fessure troppo strette. Ok. Dobbiamo cercare un'altra via di uscita. Hey ladies. Ah, Litwick, accenditi. No. No, altri 5 minuti. Ti ho detto sveglia. E dormiglione. Vabbè, torniamo più tardi. Come dici tu. Un frammento della roccia è caduto prima. Punti dettaglianti. Prendila e utilizzala come arma contundente. Dimmi. Guarda, dove? Sopra rispetto all'ingresso, forse. Sopra di noi. Ah beh, c'è un'uscita lì sopra. Oh, la luna, c'è un'apertura lassù. Potremmo farci portare fuori da un Pokémon capace di volare. Come quel Glalie che abbiamo fatto rotolare via. Ottimo. In questa grotta ci saranno pure dei Pokémon in grado di volare. Ok, allora per prima cosa raccogliamo informazioni sui Pokémon di questa grotta. Bravo, vedo che hai capito il metodo. Con questo buio però non sarà facile. Ok. L'apertura sul soffitto potrebbe essere una via di uscita. Va bene. Va bene. Allora, cerchiamo un pochettino. Questo però non credo che ci dia qualche informazione in più. Forse loro ci possono dare informazioni. Esatto. Nessun problema, mi sono documentato. Ah, bene. Litwick. Ecco, basta guardare il video che abbiamo girato prima, no? Ah, non te lo ricordavi? Le batterie sono scariche. Ah, anche quelle di scorta. Ma non c'è la borsa. Oh mio Dio, plot twist uno dopo l'altro. Quella con l'attrezzatura per le riprese l'ho presa io prima. L'avevo lasciata vicino all'ingresso, accanto al cartello. Le batterie sono lì. Ok. Controlliamo i Pokémon nel video. Va bene, sì. Pikachu, non c'è bisogno che fai il riepilogo ogni volta che mi parla qualcuno. Sì. Allora, cerchiamo nella borsa. Qui avevo già visto che c'era... Queste rocce devono essere cadute. Ok, vediamo. Può essere che sono lì accanto. Oh, stavo utilizzando... Oh, qua! Sposta! No, le dobbiamo spostare un po' tutte, mi sa, eh. Sposta! Attenzione, c'è qualcosa lì. Sposta anche questa. Prendi. Ecco la borsa. Borsa. La borsa ha le pile. Le pile accendono la telecamera. La telecamera ci mostra i Pokémon.
Vai, vai. Forza, team, andiamo. Ok, sembra un horror. Ah, sì, è vero, ne avevo visti due. Che sta succedendo? Un Glalie impossessato. Però il Pikachu possono... No. Il Pikachu in teoria lo possono sollevare. Cos'è caduto? E qua è quando siamo arrivati noi. Hey, wait. That Pokemon in the back is flying, isn't it? Quale? It's a Drifblim. I bet it could carry us. Ah, okay, lì. Good eye, Tim. We may have our ticket out of here. Okay. Drifblim. Beh, se non diventa anche lui così pazzo e ci attacca, ce la possiamo fare. Se lo troviamo potremo farci trasportare fuori passando dall'apertura sul soffitto. Su, team, cerchiamo Drifblim. Deve essere qui da qualche parte. Ok. Dobbiamo trovare Drifblim. Ci aiuterà a uscire. Ragazzi, io direi di cercare Drifblim nel prossimo appuntamento, perché già si è fatto tardi. Quindi ragazzi, mi raccomando, come al solito, tantissimo supporto per questa serie che ci vede all'interno della grotta più impervia in assoluto, perché possiamo uscire solamente dall'alto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate i campanelli di social in descrizione, noi ci vediamo nel prossimo appuntamento e speriamo di salvarci, perché altrimenti, come ha detto il nostro caro team e Pikachu, moriamo qui assiderati. Tu non mi vorrai dire niente di importante adesso, ne sono sicuro, quindi ti lascio lì saltellare. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!